Ciao a tutti! Avete mai pensato di collegare la vostra vettura al Commodore 64? Nell'esperimento di oggi unisco due delle quattro passioni che normalmente accomunano gli uomini: le auto ed i computer. Papà, dimmi. Ti sei dimenticato di dire le altre due passioni? Vabbè, una sicuramente è lo sport. C'è chi lo pratica, c'è chi lo guarda. L'altra? Ne parliamo quando sei più grande. Nell'esperimento di oggi collego questa X19 al Commodore 64. Se volete rimanere in contatto con me ed essere avvisati quando pubblico i miei esperimenti, le mie recensioni, i miei tutorial, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Intendo migliorare questo esperimento in futuro. Per ora il Commodore è collegato all'alimentazione tramite una prolunga, ma prima o poi vorrei alimentarlo dalla batteria dell'auto. In quel modo potremmo farci anche un giretto. Per oggi accontentiamoci di rimanere in garage. Diamo un'occhiata alla parte hardware dell'esperimento. Poi vediamo il software e infine montiamo tutto sulla X19. Lo so, molti lo considerano un difetto, ma io tendo a conservare vecchi ricambi che sostituisco quando sono rotti, soprattutto quelli elettrici. In questo caso mi è venuto comodo questo blocchetto di accensione della mia Fiat X19 che si è rotto recentemente. Posso recuperare il connettore per collegarlo all'interfaccia relè fotocopiatori che ho utilizzato anche in altri esperimenti. Posso collegare questo lato del connettore all'impianto elettrico della vettura senza bisogno di fare nessuna modifica invasiva. Utilizzo due relè in parallelo, il relè numero 1 e il 2, per accendere il quadro della Fiat X19. Anche se non è una soluzione elegante, perdonatemi la leggerezza di aver collegato due contatti in parallelo al posto di utilizzare un relè più performante. Relativamente al motorino d'avviamento, sulla vettura è già presente un contattore d'avviamento. L'assorbimento sui contatti del blocchetto è piuttosto basso. Nei miei precedenti video vi avevo già accennato a un problema di questa interfaccia relè quando vengono alimentate esternamente. Se teniamo accesa l'interfaccia mentre il Commodore 64 è spento, i relè si attivano. Ecco, vorrei evitare che il motorino d'avviamento della vettura giri quando si spegne il Commodore, magari per errore. Pertanto, ho collegato in serie il contatto normalmente chiuso del relè numero 4 al contatto normalmente aperto del relè numero 3. Se dovessero accendersi tutti i relè contemporaneamente, il motorino d'avviamento non girerebbe perché il contatto chiuso del relè numero 4 si aprirebbe. Partendo dal lato Commodore, ecco quindi i collegamenti. I segnali escono dalla user port del Commodore 64 e comandano la centralina che ho realizzato con la scheda 4 relè. I contatti dei relè comandano l'accensione del quadro e del motorino d'avviamento della Fiat X19. Non ho collegato tutte le parti dell'impianto elettrico al Commodore come aveva fatto MD69 da ragazzo sulla sua macchina. Mi accontento di una modifica non invasiva che mi permetterà di ripristinare l'originalità della X19 non appena avrò terminato l'esperimento. Diamo un'occhiata al software. Innanzitutto carico il software con la Confu Flash. Con questa soluzione, il software che ho realizzato in BASIC parte direttamente, senza bisogno di caricarlo col comando load. Dato che sulla vettura non avrò il monitor, è ottimo il fatto che il software parte in automatico quando alimento il computer. Per accendere la vettura, bisogna dapprima digitare una password. Questa centralina funziona anche come un antifurto fatto con il Commodore. La password per l'esperimento è molto semplice, così la posso ricordare facilmente quando sono in auto. Ovviamente scherzo, la password è soltanto ciao! Quando ho digitato la password, premo return. Si attivano due relè che accendono il quadro della Fiat X19. Poi, per accendere il motorino d'avviamento, devo premere F1. Sentiamo suonare il cicalino del tester, che testimonia il passaggio di corrente sui contatti che accendono il motorino d'avviamento. Quando poi il motore si avvia, si deve premere F3 per spegnere il motorino d'avviamento. Ho solo una possibilità di attivare il motorino d'avviamento. Se la macchina non parte, dovrò spegnere il quadro e ridigitare nuovamente la password. Ho messo questa sicurezza per evitare che, durante la marcia, si prema inavvertitamente F1 a motore acceso, distruggendo il motore d'avviamento. Per spegnere il quadro della vettura, bisogna premere F7. Se siete stati attenti, avrete notato che il relè 4 scatta sempre un po' prima del relè 3, quando si deve attivare il motorino d'avviamento. Ho utilizzato questo stratagemma perché il contatto chiuso dei relè in genere porta meno corrente di quello aperto durante la commutazione. Pertanto, la commutazione che attiva il motorino d'avviamento viene effettuata solamente dal relè 3, mentre il 4 serve solamente per sicurezza, in caso si spegnesse il Commodore.
Per tutti i passaggi dell'esperimento e per scaricare il programmino di accensione della vettura, seguite il link in descrizione. Adesso Leo prova tutta la procedura senza il monitor, dato che in macchina non lo avremo. Ora digita la password per accendere il quadro e poi premi Return. Premi F1 per accendere il motore. E poi, quando il motore parte, premi F3. Infine, per spegnere il motore, premi F7. Ottimo! Colleghiamo la centralina alla macchina. Dobbiamo aprire il guscio che rifinisce il piantone dello sterzo e c'è qualche vite da svitare. Ecco, questo è il connettore che adesso è collegato al blocchetto d'accensione. L'ho staccato dal blocchetto d'accensione e adesso lo devo collegare alla centralina che ho costruito. Grazie. Allora, questo te lo metto sul tuo sedile, così poi te lo tieni in braccio te quando accendi la macchina, va bene? Ok. Ci siamo. Pronti? Via! Allora, digita la password per premere Return. Epic fail. Pronti? Via! Digita la password su tastiera e premere Return. Bene, il quadro si è acceso. Dai, proviamo ad avviare il motore. Tiro l'aria dato che il motore è freddo. Prova, premi F1. Epic fail. Dai, riproviamo ad avviare il motore. Premi F1. Sì, ce l'abbiamo fatta! Dammi 5! Ora possiamo spegnere tutto con F7. Ottimo! L'esperimento di oggi è stato divertente. Se è piaciuto anche voi, fatecelo sapere nei commenti. E ricordatevi di seguire il link in descrizione per scaricare il programmino della centralina che ho realizzato in Basic. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.